Che è stato? Testimoni di Geova. Oh no, che balle! Che c'è? Posso entrare? Va bene, ma no, non vuoi entrare. Vabbè, dai, sono buono. Ma c'è una regola. In casa mia è vietato mangiare le bacche rosse, hai capito? Non si mangiano le bacche rosse. È un grande insulto dal popolo dal quale vengo. Venga pure dentro, venga pure dentro. Comunque, sono venuto a dire che il nostro signore Geova ci vuole molto bene e che... Scusi un attimo, signore, scusa, ferma un secondo. Venga un po' in qua, che non ci sta nel mio testo, ok. Posso mangiare? Se ha del cibo, mangi pure, perché io non okay, ne ho. Ok, grazie mille. Aspetta un secondo. Mi guardo dall'alto della mia bravo, abbassa. Grazie. No, non così tanto. Ecco, mezza via. Ma hai mangiato bacche rosse? Sì, invece hai mangiato bacche rosse! Via da casa mia! Fuori! Ti ho detto fuori! Tra noi due adesso è guerra! No! È guerra! Sì, è guerra! Vabbè, ci allora sfidere... guerra abbia inizio! Creeremo un esercito enorme, ognuno a testa, e poi ci affronteremo in questa nuova mappa, Valguero! E a proposito, salve a tutti ragazzi! E siamo tornati su Ark dopo tanto tempo, questa volta sul serio. L'ultimo video era un po' una schifezza. Questa volta siamo su Valguero, la nuova mappa aggiunta, e siamo insieme al mio compare Marco, che in questo momento impersonifica il Crimson Mensqualo. Io invece sono il piccolo Umpalumpa. E come ho detto prima, ci affronteremo in un esercito spaziale. Infatti non siamo nella stessa strada, quindi possiamo farci tutti i difetti nel mondo. Ma qual è la... Qual è la caratteristica? È che per qualche motivo, cosa non prevista, non possiamo allontanarci molto fra di noi, quasi per niente. Perciò faremo un pochino come Tom e Jerry, sempre negli stessi posti, ma che ci diamo fastidio. Un rapporto di amore e odio. E alla fine, quando i nostri eserciti saranno pronti, ci sfideremo in una battaglia epica. E chi vincerà sarà il re di Valguero. La cosa bella di Valguero è che è una mappa enorme, gigantesca. Cioè, questo è solo un pezzettino. Perciò adesso Marco si dovrà fare una casa da qualche parte, lontano dalla mia. Bene, un po' lontanino. Esatto, che se no mi rompi le scatole. Così posso venire a distruggere la casa, a distruggere gli animali. E ci daremo fastidio fin quando non avremo creato degli eserciti. E inizia pure a costruire. Intanto noi... Adesso, intanto che Marco fa le sue cose, io qua del cibo. E questo cibo mi servirà per famarmi. Ma la caratteristica da non dimenticare è che ci servirà anche la carne cruda, perché ho già intenzione di addomesticare per un animale. Perché io per cominciare qua mi sono preparato un po' di cosette, tra cui l'ebola, che utilizzerò per uccidere animali, con la quale, dalla quale poi otterrò carne che diventerà carne cruda. Però i narcotici addomesticheremo già il primo animale, che sarà niente di meno che un parasauro, oppure un triceratopo, da come mi gira. La caratteristica bella è che Marco non può allontanarsi troppo da me, quindi tanto bella non è. Ci faremo le case separate. Infatti potete ammirare Marco, che è nella schermata sotto, che sta morendo perché è stupido e ha nuotato nel lago che non ha
se non è a forze, non è in forze. Ma io direi di ammazzarlo già subito. Sì, sì, ammazziamolo subito, lo ammazziamo. Se lo, quando lo troviamo, lo ammazziamo in botte. È vero, ma anche questo, questo svantaggio. Che anche Riccardo non entri in acqua. Esatto. Vieni un po' più vicino, che forse non ti si sente. Vieni, vieni. Più vicino, più vicino. Allora. Ecco, vedete? Devo entrare anch'io in acqua, perché se no Marco non vede una ninja. Questa cosa sarà un po' scomoda, ma robu, ci faremo delle cose divertenti. Esatto. Ma adesso io direi di che ci vediamo fra poco, quando avremo risorse per cominciare a domesticare il primo animale. Meno, io sono pronto per domesticare. Vabbè, quello probabilmente in un altro episodio. Ma intanto, Marco, io ti consiglio di cominciare a costruirti la casa e prendere cose e sceglierti un posto dove fare la casa. Noi ci vediamo invece fra poco. Ok, ragazzi. Bella lì, raga. Non so se sta andando avanti. Sì, sta andando avanti. Ora andiamo a vedere come sta procedendo Marco. Andremo a casa sua e lo smazzeremo. Siamo quasi pronti per cominciare ad addomesticare l'animale. Ma prima dobbiamo andare da Marco a fargli visita. Io so che Marco ha fatto la sua casa in montagna. Qua sulle cime, sulle alture, ma non so dove sia, credo di averla intravista. No, non è casa sua, è qua da qualche parte, su un'altura. E noi andremo a trovarlo. Ah, Marco, lo vedo che si frema, dinanzi alla mia maestosità del mio cammino lento. Marco, preparati che sto arrivando e vengo ad ucciderti. Col mio arco e le mie frecce. Sai, non ho una porta. Potrebbe. Non hai la porta, non ha la porta. Non ha la porta, bene, bene. Adesso io entro. Adesso io mi abbasso. Aspetta di avere la stamina carica. E andiamo, e andiamo. Senta. Va bene così. Andiamo a vedere. E io, eccolo, mi nascondo nelle frasche così lui non può vedere. Io vedo il suo testone perché è alto, Marco è alto, e vedo la sua testa sbucare. Eccolo, lui non sa dove sono io. Lo sa in realtà, però non lo sa. Non puoi saltare mentre miri. Per poco. Per poco, Marco. Adesso mi avvicino in casa. Vai. E mi faccio casa. Cosa ci vuole? Sei di casa? Vai! Vediamo se la seta fa più danni. No, la seta fa più danni! Vai! Vai! Mi spacco casa! Mi spacco casa, ciao Marco! Vai! E picchio pure te, sì! Vieni qui! Ah, quindi se muori sei in casino. No, mi sono stancato. Aspetta, ma scusa, ma è cosa più semplice, ti vengo dentro da qua. Ma io ti posso entrare in casa, lo sai. Eccolo. Non ti conviene, aia.
l'ho presa, io gli rubo tutte le cose. No! Quanta carne marcia! Mi prendo questa, questa, piccotte di... sì, le frecce sì. Mi prendo queste, queste, questa. Il resto se lo può tenere. Mi creo un botto di queste. Ti conviene rinascere piccolo umpalumpi, piccolo prison mensualo. Non cambiare zona di spawn. Ah, non puoi rinascere! Che figa! Ah, perché sei morto troppe volte. Adesso io mi diverto, faccio mambasso del tuo cadavere. Ma com'è? Vabbè, ti esci da qua, Mark, non ti sei fatto la casa molto bene. Ma tu hai attaccato prima che In guerra, in amore, tutto è concesso, fa un buio pezzo. Adesso io torno a casa mia, tutto contento. Brutto stronzo, mi hai ammazzato! Ma voi non avete visto cosa è successo? Stavamo facendo il nostro momento cazzone, ma lui mi ha chiuso in trappola dentro casa sua. Dopo un momento di guardarci negli occhi, no? Cioè è venuto fuori che mi ha puntato e ha detto non puntarmi. E lo prendevo anche in giro, di come flexa male, perché adesso vi mostriamo quando rinasco. Tu non osare rubare le mie cose, che sei stato disonesto. Guarda che mi fa il succa succa, brutto dispetto di Eva. Adesso io dovevo aspettare tipo 3 secondi, 2, 1, adesso dovrei poter rientrare. Adesso io vengo in casa tua e gli mostriamo quel che abbiamo visto noi. Esatto, magari sento ucciderti. Ma poi la cosa bella è che la questione casa l'abbiamo fatta veramente bene, perché se per andare in casa tua a me basta andare dritto per dritto e ti finisco davanti. Diciamo che abbiamo voluto usare tutti e 5 almeno 2 morti. Magari una morte alle 5. Sì, ma è brutto stronzo, adesso mi devi aprire casa però. No, aspetta, non serve, io gli entro in casa dal tetto, guardate come gli entro in casa. No, non è vero, cioè ho finito la stamina, non gli entro in casa. La mia casa deve ancora essere completa. Adesso dentro. Recupero tutte le mie cose perché ho brutto pezzo di erba. Dai, stavolta però. Oh, stavo tutta una freccia precisa, l'unica serva. Dopo qua mi ha shottato a tradimento. Io gli darei una pizza. No, tu prima mi hai ucciso, io adesso. Ma io non ho detto di uscire adesso, perché adesso gli mostriamo quel che abbiamo fatto finora. Perché noi mica a prepararci per fare addomesticamento o a costruire una casa migliore, o meglio, io sono già pronto. Però devo solo aspettare di avere un po' più di narcotici. Invece Marco sta facendo tutto il secondo muro, perché gli ho detto Marco è troppo basso, sbatti la testa come un dannato. Già che è alto 3 metri tra un po'. Ma mi manca il tetto, perché io riesco ancora ad entrargli in casa. Ma guarda, adesso tira fuori l'arco. Allora, punta verso l'alto. Non è una freccia. Ma guarda. Va bene, ti do io una freccia. Lui è un nano. Ma perché non sono vestito? No, tu non ti vesti ora. Ah, porca miseria. No, non ti vesti. Vabbè, ma almeno prendermi i vestiti. Ok. Ecco qua. Allora guardate. Un movimento bello. Guarda come si storge il braccio in una maniera improponibile all'umanità. Poi c'è tutto il petto che gli si strascica. Sono Kratos insieme ad un Atreus, però con la barba. Alla barba. È un Atreus barbuto che ha preso molto di più dal padre di quanto non si potesse sembrare. Smettila di puntarmi che mi puoi shotti di nuovo. Guardate, poi c'è sta roba dietro la schiena, che dovrebbe essere una schiena, ma c'è una roba orribile invece. Guarda me. Mamma mia. Io invece sono molto più normale, no? A parte. Guardami. A parte che sono un nano, va bene. Non mi prendere in giro perché sono più basso della norma.
Brutto sbronzo, non ti meriteresti una freccia di quelle. Aspetta. Ah, è vero, bisogna anche tendere. Adesso sono lì con il bicipite rotto con una roba. Guarda che brutta che è sta roba, diciamo. Ma non si può tenere un arco con così. L'arco è sempre un problema, nei giochi. Dio, oh, ma smarco certe cose, ho le canna, Vabbè. Poi ti mostro la menzogna più grande di Archie. Lo vedi? Lo sai che quando tiri fuori un'arma fa questa mossetta, no? Tipo giocoliere. Ma in realtà se vai a guardare dalla tua schermata, non la fa quella roba. È tutta una menzogna nei nostri confronti, si credono stupidi. Guarda, compare la freccia. Cazzo, è vero, la freccia scompare, mi compare da roba. Aspetta, voglio fare anch'io, com'è che si fa? Guarda me. Ah, devo fare. L'arco rimane lì, ma la freccia vai scompare. È tipo il suo generato da freccia. Oh, ma certo che sono. Certo che arco è giusto. Aspetta, no, mostro loro come si deve. Allora, mostrami per bene. Guarda te. Sì, ma non è che... Ma vedi che è già finito? No, ci vogliono più bacche. Vabbè, comunque si è intravisto. No, non si è intravisto, non si è visto un cazzo, Marco. Aspettate, vado a fare di cognizione. Io intanto mi vado dietro così mi nascondo nelle frasche e non mi trova più. E tu lo sai che spugni in questa mappa? Sono tipo... Ma credo sia solo la zona che ha perso tutto. Dai, prendi bacche, prendi ste bacche. Prende, andiamo a casa mia. Perché dobbiamo andare? Ah sì, poi ci ha messo anche un cartello lo scemo. Casa bella mia idiota. Che cazzo di lingua è? Ungu. Aspetta che deve entrare in casa, entro dal tetto. Io entro dal tetto, non entro dalla porta. La cosa più bella è che quando uno entra in casa diventa una prigione. È vero, perché io non posso né aprire né la porta. Vedi che fa il brutto rumore. Ma lui mi chiude dentro. Comunque, aspetta, scritti il più bello del mondo. Guarda, ci dovrebbe essere. Ecco, mangia quelle. Mangia in profusione. Adesso sto qua, ci fa le pippe perché è un pezzo di merda. Guardalo. Ti ammazzerei, è una roba. Ma io almeno sono venuto fuori bene. Cioè, io sono affascinante. Fai un po' di cannibale e prenditi la tua carne. Ma no, la voglio. Intanto vorrei la pelle, ma non me la dai. Brutto strozzo, mi hai rubato. Fuori da casa tua, fuori da casa tua. Fuori da casa tua, fuori. Non si impari. Oddio. Io comunque sono schermo e devo ancora farmi. Ecco, appunto. Bene, direi che è il momento di salutarti in questa notte con le stelle arcane. Qua che si potete anche ammirare un triceratopo bloccato che probabilmente addomesticherò anche perché è di livello basso. E più basso. Senti che una... Oh, guarda che va a vuoto. Oh, non usare i ribellati. Non usare i ribellati che io ti do. Ma io ti do i punti di fuoco, non ho un cazzo. In realtà la stella sai quelle di capodanno. Ma dato che tu non le vedi, io ti sto dando poco solo capodanno. Cioè io sono a poco di... Vabbè, per questo episodio è tutto. Spero vi piace il ritorno della serie, il mio ritorno su YouTube. Perché quasi pensavo di passare, sai? Cioè non ero sicuro al 100%. Però ora che c'è il nuovo Alguero, che è nato questo nuovo anima. Poi con questa... Ai, hai dato fuoco anche a me! Criminale, dai! E quindi anche il fatto che adesso ci dovremo affrontare, quindi sarà una cosa nuova, non andare più via dalla mia casa. E appunto c'è questa rinascita. Quindi spero che per questo episodio vi sia piaciuto. Lasciate un mi piace, perché mi piace vedere il mi piace, un gioco di parole. Hai usato frecciarmi, sei un disgraziato. Allora, poi condividete questo video perché il canale deve assolutamente crescere. Cioè deve crescere, che è una roba tipo il pane che lievita, no? Che cresce. Smettere di darmi pubblicità.
commentate se vi è piaciuto il video, qualche consiglio che mi date, bla bla bla, e soprattutto iscrivetevi al canale per ottenere nuovi contenuti, perché io metto video se ci sono iscritti, se non c'è nessuno che li guarda cosa mi fa fare? Non faccio fare soldi, ma cosa che non ne ho, non... è passione, occhio al triceratopo, perché se mi... perché non c'è la monetizzazione, se mi sbagli il triceratopo io ti annienzo la vita e ti distruggo tutta casa, ok? Arrivo là con un giganotosauro e te la spacco quando ne avrò uno. Bene, per questo episodio è tutto e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ciao, ciao.